sarà un libro che farà parlare, farà discutere, perché in forma di romanzo parla di un argomento molto molto importante, che è quello dei femminicidi. I dati, poi li vedremo dopo in un modo di parlare con Giulio, non sono purtroppo belli per quanto riguarda noi, ma stamattina stavo facendo una ricerca anche per quanto riguarda l'Europa, paesi che magari potremmo dire che sotto certi aspetti sono più avanzati culturalmente. Il femminicidio porta dei dati statistici sempre molto brutti. Allora, Giulia appunto ha voluto parlare di questo argomento in forma di romanzo, e ti chiedo subito: perché in forma di romanzo e non in forma di saggio? Beh, innanzitutto buonasera, grazie di essere qui e grazie per l'invito. Parto subito polemico. Non è un libro sul femminicidio. Non è un libro sul femminicidio, come Carnaio non è un romanzo sull'immigrazione e come Nuovissimo Testamento non era un romanzo sul vaccino. Io credo che la letteratura ci possa permettere, o almeno questa è la magia che trovo in questo mestiere, di raccontare qualcosa senza l'obbligo del realismo, e che molto spesso il realismo abbia dei confini troppo angusti per metterci dentro le sensazioni delle storie che appartengono al presente. E a me interessava, e interessa, cerco di scriverlo nel romanzo, cosa diventa la politica, in senso lato, politica inteso come qualsiasi atto politico che a noi capita di compiere durante la giornata, e quindi di prendere decisioni che vanno dall'una o dall'altra parte, di scegliere parole e di trovare parole per raccontare un fenomeno, di fronte a un eccidio. In Carnaio erano corpi che arrivavano, in questo caso sono donne che vengono ammazzate. E quindi l'idea di scrivere un romanzo, in realtà, mi è nata non tanto per il numero dei femminicidi, su cui tra l'altro da giornalista ho lavorato, lavoro, mi capita di lavorare, nemmeno come analista sulle cause dei femminicidi. L'idea del romanzo è nata perché un giorno mi è capitato di ascoltare un intellettuale di riferimento di una parte politica di maggioranza. Ora, dire intellettuale di riferimento mi fa sentire abbastanza pornografico, però purtroppo la profezia è questa, che lo ricorderete, forse l'avete letto, avete sentito, diceva: allora facciamo anche una legge sui maschicidi, e spiegava perché secondo lui dovesse servire una legge per i femminicidi, una legge per i maschicidi, poi probabilmente proprio per i canicidi, gli omicidi, gli oraticidi, non lo so. E mi ha fatto molto pensare. Ho dei momenti in cui da giornalista mi ritrovo di fronte a fenomeni che non ci stanno nel tuo editoriale, perché è un'antropologia troppo buia, troppo profonda, no? E allora ho pensato: ma se un intellettuale di riferimento su un quotidiano comunque di tiratura nazionale può permettersi di instillare un germe di questo tipo, significa inevitabilmente che c'è una cultura che è pronta ad accogliere una teoria del genere. E ero rimasto sbigottito dalla mancata reazione che c'è stata su questa dichiarazione. Ora, a forza di tollerare delle infamità come provocazioni, accade che siccome le parole generano realtà, quelle provocazioni poi diventano, da impossibili diventano provocazioni, da provocazioni diventano improbabili, da improbabili diventano possibili, da possibili addirittura diventano vie percorribili che diventano programmi culturali. E quindi ho pensato: beh, ma il terzo libro di DF, questo è il terzo libro di una trilogia che insieme a Fandango avevamo deciso, allora
lo spieghiamo su questo tema. Ecco, tu ambienti la tua storia a DF. Per chi non ha letto gli altri libri, sono un po' come Washington DC, invece questo è DF, questo paese che non citi, ma che comunque è una realtà dove si mescolano i vari personaggi del libro, e particolarmente i due che poi andremo ad analizzare dopo. Sì, avevo bisogno di un paese, che poi DF in Carnaio è una nazione, no, in Carnaio scusami è una città, il Nuovissimo Testamento è una nazione e quindi non è neanche sempre lo stesso luogo. Ora possiamo dirlo, tanto siamo qui tra di noi, DF è una trovata commerciale, nel senso che quando è uscito Carnaio, Carnaio è andato molto bene, c'è stato la nomina allo Strega, il secondo posto al Campiello. Ovviamente l'editore che fa l'editore, quindi dice, beh, allora facciamo una trilogia. Ora, una trilogia per me è veramente un'architettura mentale, perché mi stanca solo dover pensare alle puntate precedenti. Anche io sono un vecchio di merda che si dimentica quello che ha detto al mattino, cioè la sera. E allora, sai cosa faccio? Ci metto dentro DF in tutti e tre, così. E, DF però è stato scelto, perché se metti il nome di una città in cui succede un orrore, non volevo prestare il fianco ai settentrioni che dicesse, ah beh, una città in cui c'è il mare, quindi una città meridionale, quindi Lampedusa, oppure al contrario, no? Non volevo, e qualsiasi nome avessi scelto della città, nome esteso, sarebbe stato facilmente utilizzabile in questo modo, e allora ho pensato, uso DF, perché DF è il distretto federale di Bolano. E perché Bolagno è lo scrittore che io amo di più, ma soprattutto Bolagno è il mio bicchiere di latte, nel senso che scrivendo per il teatro, scrivendo per il giornalismo, scrivendo per la narrativa, a me capita di scrivere in un giorno, penso, sulle 15.000-20.000 battute di lavoro, e per intendersi 15.000 battute sono due capitoli di Mangiafeste, forse anche tre, ecco, questo per darvi un'idea. E la sera sono oberato di parole e ho scoperto che Bolagno invece mi pulisce leggere Bolagno, e quindi per me è diventato quasi un unguento. E siccome ricordo che mio padre faceva l'operaio per una centrale termoelettrica e la sera, prima di mandarlo a casa, gli davano un bicchiere di latte, che era una sorta di cura omeopatica di quegli anni, non è andata benissimo, visto come sono morti tutti quelli del suo turno, e allora Bolagno diventa un po' il mio bicchiere di latte. E DF è un omaggio a lui. Fa molto ridere perché la critica letteraria, ora spero che non ci siano critici letterari in sala, però la critica letteraria su DF si è spizzata, invece chi ha detto DF è destinazione finale, DF, mi è capitato di presentare un libro, forse era un Nuovissimo Testamento, con un vescovo che diceva che DF c'è nelle antiche scritture, e allora ci lasciamo tutti. Infatti me ne accorto, c'è la antica scrittura. Mentre tra i vari personaggi io inizierei da Valerio Corti, è un personaggio che utilizza un certo tipo di linguaggio, ma anche tu hai utilizzato un certo tipo di linguaggio tra i vari personaggi all'interno del libro, ma del linguaggio ne parlerei dopo. Parlerei proprio invece da Valerio, per iniziare a parlare di quelli che sono i personaggi e della trama appunto del tuo libro. Io invento una storia. Allora, devo specificare un punto, a differenza di molti miei colleghi scrittori, io i libri non li progetto, cioè quando inizio a scrivere un capitolo non c'è uno schema che mi propongo di seguire, molto spesso racconto il mio libro, è accaduto anche con i Mangiafemmine, io ho presentato i Mangiafemmine a Messaggeria, che è il più grande distributore di libri in Italia, e poi in realtà l'ho scritto diverso da come gliel'ho presentato. Perché lo stavo scrivendo, loro mi hanno chiesto ma il finale, invece poi il finale ha preso tutt'altra strada. Però a me
interessava che ci fosse un personaggio, in questo caso Valerio Corti, è il promesso presidente di questo stato di DF, della coalizione politica dei conservatori, e che è certo, la coalizione è certissima della vittoria, e Valerio Corti, dopo tanti anni di gavetta politica, finalmente può coronare il suo sogno. E poiché noi siamo un paese in cui l'indicibile e l'orribile diventa orribile solo quando entra nell'agenda del dibattito pubblico, ecco, Valerio Corti può permettersi di non occuparsi di femminicidi, e durante la sua campagna elettorale a un certo punto incappa non tanto nei femminicidi, perché non, nel libro la politica non prende mai coscienza del fenomeno, incappa in una risposta sbagliata a una giornalista che chiede dei femminicidi, che è quello che accade, penso, anche nella realtà. Infatti qualcuno in tutta la trilogia, e anche su Mangia Femmine, ho già sentito oggi nei social, c'è qualcuno dice la terza distopia. Che distopia, se ci pensi, anche questo è un condono morale, no? Cioè, io preferirei definirla la trilogia dell'iperbole. E quindi Valerio Corti è quella cosa lì. Io da giornalista mi occupo di politica, cioè mi occupo anche di politica, però faccio l'editorialista politico e mi interessa molto l'antropologia della politica, che è, secondo me, il più alto livello di analisi si può avere da lì in su. È tutto tempo perso in quest'epoca. E l'antropologia del politico, che pensa di aver accumulato abbastanza credito per dover essere il candidato principale, no? Tra l'altro lo Stato vivendo anche voi qui in Sardegna. Comunque, e Valerio Corti mi piaceva perché l'idea di questo personaggio, che pensa di aver acquisito abbastanza credito in un ambiente che non ha niente a che vedere qua con il collegamento della realtà, no? Quindi molto spesso la politica, ma non solo la politica, perché avviene anche in molti altri campi, sceglie la propria classe dirigente senza accorgersi di cadere nell'endogamia, cioè quello di semplicemente valutare il merito di qualcuno per meccanismi interni. E poiché la politica, come la letteratura, come il teatro, come molto altro, invece si deve confrontare ogni giorno con le persone, ecco, Valerio Corti è quell'elemento lì. Ecco, Valerio Corti, dicendo che si avvia ad una campagna elettorale, e che sembra anche dargli un po' soddisfazione, il vento tira a suo favore, però come hai detto tu inciampa su una risposta sbagliata, su un tema molto delicato, molto particolare. C'è da dire che a volte in Italia, quando cadi su certi argomenti, invece, anziché diminuire il tuo consenso, aumenti, e a volte sembra anche fatta apposta. Quante volte i politici sbagliano volutamente o meno, proprio per portare un po' più di tifoseria nell'argomento, in questo caso nel libro del femminicidio, ma ci sono stati tanti altri casi dove la colpa era dell'ufficio stampa. No, io non ho mai detto quelle parole, ha sbagliato l'ufficio stampa. Beh, la provocazione di solito è la via d'uscita per chi non sa affrontare nel merito l'argomento che si ritrova, di cui si ritrova a dover parlare. Questo accade in tutti i campi, accade nella politica, e quindi viene inteso di solito come simpatia, come sfrontatezza, quando semplicemente è un'ignoranza esibita con, secondo me, una dose di bullismo, e ha molto a che fare col patriarcato, questa cosa qua. Perché una donna che alza i toni, esce dai confini dei ben pensanti, dice una cosa sbagliata, sarebbe isterica o pazza. E invece l'uomo, non so perché, si scambia l'ignoranza per provocazione. Accade spesso, accade nella politica, ma accade anche, secondo me, molto tra, ora a me capita di vederlo anche molto tra i manager, no? Tra i cosiddetti manager, quindi tra coloro che ricoprono ruoli importanti. Il tema vero è che
purtroppo molto spesso la provocazione serve per innestare una guerra, pensando che se io ho una fazione contro di me e riesco a indicarla come nemico, e allora quelli si faranno la guerra e io posso tranquillamente evitare di fare l'argomento. E Valerio Corti è quel politico che pensa che sia un aspetto minimo un argomento che invece ha rilevanza nei numeri, nella sensibilità pubblica. Ce ne sono molti, pensa che quando se lo ritrova in faccia non ha vocabolario di quella cosa lì, ma penso che accada a tutti noi, a differenza di certa classe politica. Noi se sbagliamo ci ritroviamo a dover dare delle spiegazioni e a pagare le conseguenze. Penso che tutti noi comunque sbagliamo, siamo deludenti e deludiamo la vita. Io trovo la vita molto deludente in generale, mi trovo anche molto deludente. E quindi Valerio Corti invece è il maschio. A me interessava, guarda, io per il lavoro che faccio, per i lavori che faccio, e quindi il teatro, il giornalismo e la letteratura, ne ho visti tantissimi di uomini che sognano di mangiare le donne, ma perché sognano di mangiare i fragili? Ne ho visti tanti. Quindi la donna è la preda, ma tutto ciò che diventa preda, se non fu, la donna è la preda preferita, ma è che si esercita, no? In questo loro ruolo da predatori. Li ho visti e conosco persone, mi è capitato di conoscere persone che sono completamente trasformate nel momento in cui hanno assunto una rilevanza pubblica, anche pubblica non nazionale, no? Basta anche pubblica nel proprio. A me interessava raccontare questo. I Mangiafemmine non è un libro sulle donne, anche perché io non so cosa sono le donne, perché tra l'altro ci sono donne che parlano di donne molto meglio di quanto posso parlare. È un libro sugli uomini che tutti noi incontriamo, e sono convinto che non esista un maschio in questo paese che non abbia dentro. Poi c'è chi ce l'ha enorme e chi ne ha un'ombra, del lupo. Non esiste, non esiste per questioni culturali, per questioni, perché ci hanno insegnato così, soprattutto io parlo della mia generazione. Noi siamo stati educati male, siamo stati istruiti, la scuola, la famiglia, no? non c'è permesso. E quindi il femminicidio è la parte finale di un percorso interiore del maschio che c'è sempre e che è una qualità in politica moltissimo, soprattutto in questo momento, no? Il bullismo, la prepotenza, no? E il prepotere, lo dice la parola stessa, significa comandare al posto di governare, e la donna è l'oggetto comandabile che dà moltissima soddisfazione. Valerio Corti è quell'uomo lì. Poi guarda, quando l'ha letto il mio editore, dice, si capisce benissimo che Valerio Corti è, e non ha letto il nome di un politico. Vabbè, se possiamo dire, altrimenti se non sono fissato, ma hanno detto, si capisce che è Matteo Salvini, no? Si capisce che il suo consulente è Morisi. E tutto questo perché, mentre scrivevo lì, a un certo punto Valerio Corti l'ho chiamato Matteo. In realtà pensavo un altro Matteo, devo mettere, però che ho visto crescere, nel senso con cui ho fatto politica molto giovane. Sarà un personaggio indovinato, si assomiglierà a più uomini possibile. Io spero che sia questo. Io ne conosco molto, ma anch'io ho una parte. Cioè, quando io penso di aver... A me non fanno paura gli uomini che uccidono le donne. A me fa paura il fatto che tutti gli uomini non arrivano ovviamente a quel punto, ma hanno secondo me un momento di abuso come matrice culturale. Può essere un abuso nei
confronti delle donne, ma è un abuso anche nei confronti dei sottoposti, è un abuso nei confronti dei poveri, è un abuso nei confronti dei neri, è un abuso nei confronti dei musulmani, no? Ma è sempre l'abuso, perché non si riesce a raccontare qualcosa senza mostrare il muscolo dell'abuso. Qual è la cortina? Ecco, nel percorso di Vega Corti c'è questo ciampo che gli fa perdere effettiva candidatura e possibilità di poter diventare Presidente del Consiglio, ma non diventerà Ministro delle Infrastrutture, lo vogliamo dire, è giusto per non dare e verrà sostituita da Maria Rizzo. E quindi uno smacco morale per un accusatore, per un prevaricatore, uno che diceva certe cose, anche perché poi non è che le dici perché ti viene automatico, perché le pensi anche, ci credi anche con le cose che diceva lui, e quindi essere sostituito da una donna, quindi uno smacco doppio. Dipende, perché da una parte è uno smacco dal punto di vista politico, come lo intendiamo tutto, dal punto di vista erotico, che è un'architettura mentale secondo cui gli uomini ragionano, è in realtà un'altra donna a disposizione in un ruolo preminente, e quindi dipende, nel senso, io ho voluto immaginare che ADF per la prima volta, per mettere a tacere le donne, venisse candidata alla presidenza del Consiglio una donna, e questa è una cosa che nel ragionamento basico, purtroppo molto spesso la politica fa ragionamenti basici, dovremmo mettere in silenzio. Anche questo, sai, io ricordo un partito che a un certo punto, come dicevano, che ce l'avesse con i negri, non so se ricordate, aveva candidato a Fontaneggio, dico negri citandolo, un nero, che tra l'altro è entrato in Parlamento ed era razzista, ed è tuttora razzista, quindi è un metodo che funziona. Ecco, il personaggio di Maria invece, come l'hai pensato, come l'hai scritto, rispetto invece alla figura di Valeria? Una donna maschilista che per sentirsi alla pari con gli uomini ne ha assunto tutte le accezioni peggiori. Un personaggio direi molto letterario. Ecco, nella prima parte, nelle primissime pagine, c'è una parola che ho sottolineato immediatamente, perché ecco, alla terza riga citi subito dell'incaricata dell'ordine, lo stesso usi altri termini che nel senso del libro danno anche il senso di quello che i personaggi tendono e tendono a tenere le distanze rispetto ad altri personaggi che, come dicevi tu, vogliono prevaricare. Anche l'utilizzo di termini che hai utilizzato tu danno anche il senso dei personaggi. Sul linguaggio che hai voluto utilizzare nel libro, cosa ci dici? Ah, guarda, io veramente a parlare della mia lingua non sono capace, proprio perché ti dicevo, i miei libri sono molto estemporanei. Cioè, il Mangiafemmine io l'ho scritto in 13 giorni. E uno dice, fantastico, che talento. No, per un motivo semplicissimo, che ho solo quel tempo a disposizione. E che avendo tre figlie, essendo un padre divorziato, e quindi devo pagare gli alimenti, devo fare in fretta tutto quello che devo fare. E quindi è una cosa molto più terra. E tra l'altro mi imbarazza moltissimo leggere, quindi io non rileggo mai il libro completo, nel senso che anche quando c'è l'editing di solito non leggo tutto, quindi a meno che non ci sono delle correzioni pesanti, allora su quelle, perché mi imbarazza leggermi, mi imbarazza, non so esattamente se sia una sindrome, una patologia, non ho idea, però mi imbarazza sentirmi recitare, cioè mi imbarazza vedere il video al mattino, ogni tanto scorro sui social e mi vedo e mi imbarazza vedermi, no? E sicuramente è un libro che, a differenza di Nuovissimo Testamento, è un libro molto più teatrale. Perché io volevo metterci dentro, cioè tutto il libro, questi episodi di femminicidio che a me servivano per fare questo catalogo
della bestialità dei maschi, no? Alcuni femminicidi sono casi di cronaca, ovviamente visti sotto la lente della letteratura, e quindi questo dà un ritmo completamente diverso dai miei libri precedenti. E poi devo ammettere, ho fatto tutta la presentazione di Nuovissimo Testamento e di Cannaio. Ora, Nuovissimo Testamento, c'è stata la pandemia, però in cui tutte le volte mi capitava di trovare lettori che dicevano: guarda, lettori che venivano alle mie presentazioni, quindi presumibilmente i miei lettori, mi dicevano: però questa cosa che non c'è la punteggiatura, no? Che usi pochissima punteggiatura, è difficile. Allora io spiegavo: ma no, la letteratura sudamericana, abbiamo un premio Nobel della letteratura che non usa la punteggiatura, quest'altro. E tornavo a casa e dicevo a mia moglie, dicevo: ma cazzo, questa cosa della punteggiatura io mi rifiuto, sai, questi momenti, un po' da maschio, tra l'altro, volendo dire, mi rifiuto di usare la punteggiatura. Poi, quando ho letto invece, appunto, il libro del Nobel della letteratura del 2023, avevo un problema semplice, che siccome dovevo leggerlo a puntate, come penso tutti noi, dicevo: adesso finisco qui e poi mi blocco, e non finiva mai, e quindi poi lo riprendevo, ma non avevo più il respiro, no? E anche lì, siccome sono sostanzialmente un imbecille, come tutti, e ho detto: no, però non devo cadere nella tentazione. E invece scopro, rileggendolo, cioè riguardandolo, che dal punto di vista stilistico, sicuramente questa cosa cambia. È un libro, sai, Nuovissimo Testamento è un libro molto sofferto. Cioè, sofferto, io sto molto male. Quindi lo dico, l'ho scritto, ho scritto un libro sulla depressione, eccetera. Ecco, forse questo è un libro fresco, perché mi è arrivato in scrittura nel momento in cui io ero molto più fresco, e quindi forse penso che questa freschezza sì, no. Poi, ripeto, saranno i lettori, ora scoprirete. Ecco, quando hai consegnato il libro all'editore per la stampa? Allora, avevo scritto un primo capitolo fighissimo, e l'avevo mandato subito, perché siccome ero in ritardo, io il libro dovevo consegnarlo a gennaio del 2023, cioè entro il 2023, diciamo. Poi mi hanno dato un mese, ho cominciato a scriverlo, era il 13 agosto, ed ero in vacanza, avrei dovuto essere in vacanza, quindi e ho cominciato a scriverlo. E quando avevo mandato questo primo capitolo, Fernando mi dice: bellissimo, ma non lo mettiamo nel libro. Fernando mi fa, io e Fernando abbiamo un rapporto un po' belligerante. E quindi fai conto, 13 agosto, penso che per la fine di agosto è più o meno chiuso. Ecco, quindi la frase, perché prima hai parlato di lupo, adesso ci arriviamo. Il completo, oggi più semaforo, non è una citazione a Giacomo? No, assolutamente no. Anche perché veramente adesso va bene tutto, ci occupiamo delle peggiori umanità, ma c'è un libro di letteratura. No, facciamo questa domanda perché ero sicuro che non ti ispirato a Gianbruno. Ispirarsi a Gaspari un po' meglio rispetto a... Però Gianbruno potrebbe stare come tipo umano. Ecco, esattamente. Anche secondo me, leggendo i personaggi da Gianbruno che giustificano in televisione Gianbruno, ma come ce ne sono tanti altri che troviamo anche al panificio sotto casa. No, ma perché se l'è cercata perché aveva la minigonna. No, se l'è cercata perché ha accettato di andare in discoteca insieme ad altri sei maschi. È un problema culturale, e che rientra anche nel linguaggio che vediamo, che la televisione dovrebbe, in teoria, non c'è più il maestro Manzi, però dovrebbe anche educare, quindi dovrebbe dare anche un esempio al grande conduttore, insomma. Ma sai, il problema è che chi si prende la responsabilità di svolgere il proprio mestiere in modalità professionale, cioè di essere un professionista, e chi si ricorda che in questo paese il professionismo
lo pensavano così i nostri padri costituenti, non significa sono un professionista perché prendo uno stipendio tutti i mesi, perché vengo pagato regolarmente, ma sono professionista perché professo i valori in cui credo nel mio mestiere. Se il professionismo fosse questa cosa qui, sarebbe molto, molto difficile. E sicuramente la televisione ha rinunciato proprio il ruolo pedagogico, però io mi permetto di dire, guarda, perché altrimenti rischiamo di entrare un po' nello snobismo. Ci ha rinunciato anche il giornalismo, ci ha rinunciato anche la letteratura. Ora, io ho letto libri, no? Ma rinunciare al ruolo pedagogico significa, perché, lo ripeto, io non ho scritto questo libro per dare una lezione sui femminicidi. Non mi interessa, cioè non lo so, tra l'altro non sarei neanche capace di scrivere l'editoriale sul femminicidio. Ho scritto questo libro perché immaginare che ADF, un politico che perde le elezioni per colpa delle femministe, come le chiamano, mette una donna alla presidenza del Consiglio, lui diventa ministro, come primo atto decide di fare un decreto legge in accordo con la presidenza del Consiglio, che legalizzi il femminicidio, lo parifichi all'attività venatoria e quindi che diventi caccia ad una specie, puntando al riequilibrio di specie, in questo caso al riequilibrio di genere, perché a DF ci sono più donne che uomini, ecco, è questo il passo che a me interessava, questo mi consente di farlo nella letteratura. E io non so quanto possa essere pedagogico, so, questo lo posso dire, che ho cercato di essere il più professionista possibile e che riconosco i miei valori dentro il libro che ho scritto. Ovviamente è contrario, spero che questo si capisca, però visti i tempi spero di non inventare il vate della legalizzazione del femminicidio. Ecco, non interessa questo. Poi se questo va ad ognuno, io ho conosciuto falegnami, ho conosciuto idraulici, che sono stati dei grandi pedagogi. Mio nonno aggiustava biciclette, e aggiustando una bicicletta mi ha dato lezioni che non erano. Alcuni miei professori in realtà mi hanno dato, questo penso che sia una questione che tutti noi viviamo. Certo, il professionismo come professare per il valore del proprio mestiere è una caratteristica che si è persa. Ho il dubbio che addirittura non si sappia molto spesso questo penso. Ecco, un personaggio che invece ti ha infastidito tanto nel descriverlo, nel metterlo all'interno del libro, che quando lo scrivi diceva questo personaggio mi dà fastidio proprio, però comunque ti dà un'ispirazione di continuare a scrivere. Ma penso il primo capitolo sia il capitolo che mi è venuto, che mi ha spremuto più odio. Quindi questo anonimo impiegato che si ritrova in una posizione di quadro, che per la prima volta prova a sperimentare l'abuso dopo una vita considerata retta, se non addirittura noiosa, e che scopre che l'abuso è ciò che di più eccitante abbia mai vissuto. Forse perché è un tipo di uomo che ho ritrovato molto spesso. E che è quello che purtroppo i dati ci indicano. Se non sbaglio siamo già al 25 di ottobre, leggevo le statistiche, siamo già a 100 femminicidi in Italia. La regione con il più alto numero è la Lombardia, che uno si dice avanzamento culturale economico, si dovrebbe anche avere un certo tipo di cultura. Invece lo stesso la Germania, che lo stesso dovrebbe essere un'altra nazione con avanzamento culturale, forse anche sull'educazione del rispetto probabilmente messa meglio anche in Italia, i dati non sono assolutamente buoni. Secondo te è soltanto un fatto che mancano delle leggi che possano bloccare i femminicidi, oppure c'è anche qualcosa in più rispetto a un fattore culturale relativamente all'abuso? Ripeto, non sono un esperto di femminicidi, parlo della mia esperienza. Da osservatore della mia esperienza personale, io ho vissuto per 15 anni con le forze dell'ordine, per questioni che non hanno a che vedere con i femminicidi, però sono stato molto a contatto e sono tuttora molto a contatto con carabinieri, polizia, magistrati, eccetera. Sicuramente manca una sensibilità da questo punto di vista per raccogliere le denunce e le segnalazioni.
Io penso che questo, tra l'altro, cioè chi si sente offeso da un'affermazione del genere, ha delle fobie sue, dei problemi suoi da risolvere, perché questa è una cosa innegabile. E lo dice la cronaca. Cioè, la cosa incredibile è che ci sono donne che vengono ammazzate dopo numerose denunce. E c'è sicuramente un problema legislativo, ma il problema legislativo, sai, è difficile fare una legge che dica agli uomini: guardate che avete avuto un'impostazione culturale e un'educazione sbagliata. E secondo me, sostanzialmente, e qui cito invece le persone che di femminicidio scrivono tutti i giorni, che di femminismo si occupano tutti i giorni, cito anche una delle ultime conversazioni che ho avuto con Michela, finché in questo paese uno dice non tutti gli uomini, ci sarà questa difesa, no? Non tutti gli uomini, non è vero che tutti gli uomini sono così, difficilmente si riuscirà. È un problema di matrice culturale, sicuramente da questo punto di vista. E il fatto è che poi è uno dei tanti temi, perché in Italia accade spesso, che non viene analizzato e su cui gioca la propaganda. E quindi la propaganda dice: il femminicidio è lo straniero, no, che violenta e poi esagera e uccide la ragazza che torna a casa la sera, che è un caso, basta leggere le cronache, basta guardare le statistiche, in realtà è un caso rarissimo. E la risposta del serve più forza dell'ordine al femminicidio è una roba, cioè io penso che Dario Foggia avrebbe fatto uno spettacolo su una cosa del genere, perché se tu dici servono più forza dell'ordine su un fenomeno che, questo lo dicono le statistiche, accade in casa, perché il femminicida ha le chiavi di casa perché è il marito, è il compagno, era l'ex marito, l'ex compagno, è il marito compagno che sta per essere lasciato. E allora lì ci vorrebbe qualcuno, un giornalista che abbia il coraggio di essere anche giullare, che chiede se l'intenzione è mettere un carabiniere nel salotto di tutte le famiglie italiane, perché visto che avviene lì. Perché poi è capitato anche casi di carabinieri poliziotti che sono stati in casa assegnati. Ma certo, ma perché? Ma guarda, tra l'altro, tu prima dicevi che è una questione culturale, io non penso che sia la cultura come la intendiamo. Perché non è questione di cultura. Cioè non c'è nella cultura, nella letteratura, ne parlavo oggi scrivendomi con Senibaldi, nella letteratura non c'è il maschio predominante, c'è ancora nella letteratura contemporanea, no? Noi abbiamo una letteratura ad esempio in cui il maschio e femmina sono ancora binari, mentre la realtà è diversa. Anche da questo punto di vista la letteratura secondo me è molto indietro. Cioè non è un tema di evoluzione, è che per risolvere il femminicidio dovrebbero tutti i maschi alzare le mani e dire sì, io sono stato un lupo, sono stato un lupo più o meno in questa situazione, eccetera. Per una presa di coscienza collettiva così grossa ci vuole o un trauma collettivo, però una donna uccisa da 3 giorni mi sembra collettivo. Il problema è che poi noi sempre per nostra natura ci abituiamo e normalizziamo per non dover fare i conti, no? E quindi ormai quella è una cosa normalizzata, quindi o ci vuole un dramma collettivo o ci vuole una grande voce. Con moltissimo dispiacere dico che la grande voce su questo tema purtroppo l'abbiamo persa, e secondo me era Michela. Sì. Ecco, relativamente tornando al libro, dicevo prima che abbiamo parlato anche al pranzo, che sarà un libro che a seconda dell'angolatura che prendi farà parlare di quelli che diranno sì, è bravo e coraggioso perché ne parla da un punto di vista maschile e parla ad altri maschi, ad altri possibili o che sono stati i lupi, oppure dall'altro lato invece di chi segue questo fenomeno che dice sì, ma tu non sei in grado, non puoi parlare perché sei uomo, perché appunto come tu ci sono tante altre persone che se ne occupano sicuramente meglio. Quindi insomma, volete veramente aspettati un po' di discussione su questo libro, che sicuramente fa anche bene, perché non se ne parla e magari in molti speriamo lo compri.
però non c'è una morale. Assolutamente. Cioè la letteratura, secondo me la letteratura non c'è, è un romanzo, non è una parabola. E io scrivo un romanzo e lo appoggio lì come romanzo, poi diventa parabola magari per l'uso improprio, no? Che se ne fa, ma questo è un romanzo, quindi io su questo ci tengo assolutamente a specificarlo, no? Come anche gli altri miei libri, cioè quando ho scritto Carnaio, ad esempio, e in Carnaio si raccontava di DF sepolto dai cadaveri e che a un certo punto diventavano materiali di utilizzo, quindi venivano commerciati, venivano utilizzati, venivano mangiati, eccetera. C'è gente che dentro quel libro lì ci ha visto che mi ha detto o ho letto, vedete, anche i cavalli d'accordo sono troppi e alla fine diventerà un problema, ma a me sta benissimo, cioè il gioco della letteratura, questo gioco qui, il gioco della letteratura è, no? E come dicevamo oggi, possiamo portarlo qui, stamattina mi è capitato di leggere da qualche parte che Cavalli è stato bravissimo a descrivere gli uomini abusanti perché è un abusante, no? Questo, quindi è un attacco, tra virgolette, un fuoco amico, potrebbe essere questo, no, ma a me sta bene tutto. Guarda, per due motivi. Prima perché sono sfuggito finora, speriamo bene, alla 'ndrangheta, per cui il resto lo affronto abbastanza a testa alta. E secondo perché, secondo me, io credo nel valore della letteratura come agitatrice culturale, e quindi non come maestra di vita. E se agita, e allora sarà letto, e più si legge, sarà letto, cioè questo come tutti gli altri libri. Per assurdo, credo anche che il dibattito sul libro più venduto, sul quarto libro più venduto di quest'anno, che non è un libro, no? Però che è il saggio del generale Mannacci, no? che è il quarto libro più venduto in Italia nel 2023 e tra l'altro sta insidiando la terza posizione. Sai, è un po' come a me l'idea che i più sfegatati sostenitori di Mannacci abbiano preso in mano l'oggetto libro. Avete presente l'egizio di Odissea nello spazio? Non ci sono loro. Io me lo immagino così. Secondo me è una bella scelta. Cioè, sono contento di vivere in un momento così. È un po' come la Roncella che si è lamentata del fatto che è stata contestata alla fine al Salone dei Libri di Torino. Io invece sarei orgoglioso di sapere che sono delle persone che hanno pagato un biglietto per entrare al Salone del Libro per mia contestata. Sì, io penso che gli sia un po' capitata la Roncella, stavo guardando altro. Però, sì, no, ma però, cioè, nel senso, secondo me il libro è uno strumento di dibattito. Finché si dibatte su un libro significa che i libri sono vivi, quindi viva Dio. E con quello che ha venduto di più, è quello che ha venduto il quarto che ha venduto di più, però il guadagno probabilmente è stato maggiore rispetto agli altri. Vabbè, anche gli autori di Striscia la Notizia hanno guadagnato moltissimo in questi ultimi anni. Questo è il gioco delle parti. Allora, stiamo terminando il nostro tempo, non so se dal pubblico c'è qualcuno o qualcuna che vuole fare una domanda. Nel frattempo vi ricordo che è presente il banchetto dove potete comprare la vostra copia. E poi facciamo come loro, compriamoli, non leggetevi. Giulio ve la autograferà. Qualche domanda del pubblico? Sappiamo che c'è. Evidentemente sono tutti già curiosi di comprare. L'imbarazzo della prima domanda è incredibile. Esatto. A me capita ogni tanto di andare a condurre, intanto ci pensate, delle cose, diciamo, tra virgolette, di destra, no? Ogni tanto la destra mi chiama a coordinare i loro dibattiti. E tutte le volte c'è sempre la prima domanda, cosa che invece non capita mai in area progressista, no? E un giorno ho chiesto a uno di loro, ho detto, ma com'è che voi avete sempre? No, ma detto, perché la prepariamo, cioè le appariamo un paio di persone per fare parte del dibattito. Quindi siamo venuti qua tutti volontariamente. Nessuno è stato pagato. Probabilmente no, non ci sono domande. Aggiungo solo una cosa, che pur l'argomento è di quelli tosti che fa riflettere, Giulio scrive, ma questa è una sua prerogativa già anche dagli altri libri,
in una maniera molto comprensibile, molto facile, con la punteggiatura, e quindi potete anche chiudere e dormire la notte, quindi, e sicuramente si fa leggere velocemente. Lui l'ha scritto in 13 giorni, probabilmente in una settimana, se volete lo fate fuori, sono 230 pagine, insomma, circa. Non ho idea. Circa. Bene, Giulio, grazie, ricordiamo che sono in vendita i libri qui a fianco. Ultima cosa, adesso girerai con questo libro, invece teatro? Teatro, stiamo girando molto, sono tornato a fare teatro dopo tantissimi anni, sono molto contento. E siamo in giro con una giullarata sulla criminalità organizzata, che è un po' la mia storia, io vengo da lì. E quindi Falcone, Borsellino e le teste di minchia, il titolo penso che sia già abbastanza. Poi sono in giro con uno spettacolo a cui tengo moltissimo, perché l'ho scritto con Nello Scapo, giornalista di Avvenire, e abbiamo fatto questo spettacolo sulla Libia e sulle detenzioni illegali in Libia e in Tunisia, e poi ci sarà l'Albania, sarà una trilogia anche lì. E poi sto preparando due nuovi spettacoli, e quindi uno con cui facciamo un'anteprima il 1 dicembre, in cui immaginiamo che nel 2048 il Presidente faccia un decreto in cui rende obbligatorio rispettare la Costituzione in tutte le sue parti. È uno spettacolo comico, ovviamente. E poi con Fandango, perché Fandango adesso da quest'anno è diventato anche mio produttore teatrale. Stiamo preparando un lavoro sul Seveso che esce a marzo 2024. Bene, grazie Giulio, grazie a voi per l'attenzione, e appunto adesso Giulio sarà disponibile per il firmacopie. Buona serata.